Artisti in Movimento, qui con Anna Esposito, che è la presidente di questo movimento. Organizzatrice in questo meraviglioso posto, una location veramente d'eccezione per il secondo anno, il Conservatorio di Santa Maria delle Grazie. Cosa c'è in comune tra tutti gli artisti di questa collettiva, Anna? C'è l'amore per l'arte, per il colore, per l'amicizia. E quindi c'è una sorta di filo conduttore tra questi quali? Sicuramente. Che probabilmente sono le nostre radici, vero? Le radici certamente della nostra cultura. Per me è stata una gioia quella di dedicare i primi 3 giorni ai ragazzi. Sì, è vero. Considerato poi che erano tutti ragazzi del Conservatorio Santa Maria delle Grazie. È vero, sì. Infatti i loro quadri dimostrano anche un precoce talento, vero? Certo, hanno un'insegnante splendida e bravissima. Margherita Parlato, sì. Vero? Lo ricordiamo. Secondo te, Anna, tu che sei una pittrice già affermata, è più importante la scuola o il talento per questi ragazzi? Cioè quella dote innata oppure studiare e formarsi nella tecnica? Io penso che tutte le persone che hanno delle dote innate, che comunque ci mettono l'attenzione ad imparare, proprio la parola imparare, tra virgolette, tutte le cose che le insegnanti possono dare, fanno sì che loro stessi possano poi formarsi e unire la tecnica vera al loro talento e poi svilupparlo così come vogliono. Benissimo. E l'ultima domanda, è difficile mettere in comunicazione gli artisti del territorio, come stai facendo tu con questo tipo di iniziativa? Sì, devo dire che è molto difficile perché ci stanno quelli più impegnati, quelli meno impegnati, e ci sono quelli che magari si dedicano di più, si dedicano di meno. Poi ci sono quelli come me che sono degli appassionati e cercano di unire quanto più è possibile. Benissimo, e noi ti ringraziamo e ti esortiamo a continuare a farlo. Grazie.